Inizia la settimana della verità. Siamo vicini alla fine e oggi ci avvicineremo con una promozione che sembra nel mirino. Promozione diretta, dopo 2 annate spettrali a dir poco, questo potrebbe essere il primo anno positivo. Ci siamo ripresi un pochino in campionato, trovando una quadra con le posizioni. C'è un po' ancora da dire, un po' ancora da fare, però questa settimana ce la facciamo tendenzialmente senza Baran, o almeno i primi 2 episodi senza Baran, perché l'avete votato come peggiore. E io partirei da lì. Partirei da lì. Quindi, previsto settimanale di Baran, 3-2-1, nessun imprevisto. Bene, a sto punto farei anche l'imprevisto pre-partita della prima che faremo oggi, che è nessun imprevisto. Bene così. Allora, detto ciò. Due cose due. Allora, il discorso falli di mano sembra essere un po' rientrato, quindi io per ora non toccherei niente. Il discorso infortuni a fine anno dobbiamo parlarne. Perché non si infortunano mai, ragazzi. Quindi dovremo, come abbiamo fatto ai tempi, ridurre un po' l'intensità degli infortuni, ma aumentarli. Con l'occasione faccio anche vedere come siamo messi adesso. I parametri CPU sono, almeno conoscete un po' le slide per i nuovi che fossero arrivati. Abbiamo la difficoltà estrema con semplicemente aumento di tiri e passaggi della CPU a 60 e gli infortuni 60-40, ma hanno prodotto poco per adesso, quindi forse a fine stagione faremo 70-30 o 70-20, non lo so, insomma vediamo un po' cosa fare, poi ne parleremo semmai nella live che facciamo a fine stagione. Detto questo, io regà a sto punto Singh titolare, il resto quello è, andiamo, iniziamo a vedere un po'. Di che morte si deve morire con Norwich potrebbe essere già determinante, in teoria. Perché se vinci con Norwich, diciamo che ti allontani proprio lo spettro del playoff definitivamente, Tutte le forse. attenzioni sono su E questo giocatore. diventa. È uno tra Sargent è il questi miglior inglesi marcatore, peraltro, quale della cambierà la linea del Championship. campionato. Vedremo Sarà assieme. interessante Caro numero 12 del osservarlo. match di oggi, c'è grande attesa, come vedete, fra il Vediamo pubblico. che Un saluto da succede. Piero Gepardo a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Un saluto anche a Lele Adani. Calcio inglese non è, Affondi e lo sappiamo comunque bene, rinato nel ruolo soltanto di Premier League. C'è esterno. anche la EFL Championship, Io protagonista di questo quest'anno match voglio, a davvero fine stagione affascinante. Se vorrei rilancia la partita, continua a tantissimo, seguire. Non vedo l'ora. vorrei È tantissimo, punizione, benissimo, posizione vorrei invitante. tantissimo un attaccante che vada in porta. So che chiedo tanto alla vita. Pafundi? Punizione Però! Bravo, molto. Medianone. Medianone c'ha un che di Ottimo attacco Rijkaard che sta d'attacco venendo Bellingham, il lentamente migliore fuori. Io europeo. Non preferirei un dovrebbe po' più di mancare i gol. Seedorf, a dire la verità, Che mamma mia. difficile la formazione oggi. Bradley. Capace di trovare il gol e girare il match in proprio favore come Franca nessun si altro in gira, questa sguscia competizione. due Dopo la marcatura volte. è vietato concedersi distrazioni. Ah, deviatissima. Si avvicina la bandierina per il calcio Comunque, d'angolo. a fine stagione dovremmo anche parlare un po' di Franca perché come prima punta funziona molto bene. Buona Ma lettura con il piede lungo. forse il suo ruolo ideale sarà sempre l'esterno. Valuteremo. Certo è che per ora Ottima la ci copertura. piace. Su il Diz invece, sempre per dare seguito ai vostri commenti. La situazione è Aumentato il che a CPU. quanto dicono alcuni potrebbe essersi Ottima buggata la lettura qui, buon crescita e di recupero. conseguenza un prestito potrebbe risolvere. Tenta il Sarà tiro. così? Non Palla lo che so, sbatte sul cartone eventualmente ci difensore. proveremo a fine stagione. Chance Se è un aggressiva prestito dal pallone dite che difensore dovrebbe incredibile. sbloccarlo. Pulisce Io l'area. non so se darvi retta, ma quasi quasi, visto che Grande era il nostro intervento di giocatore più Insigne. promettente, ma adesso non cresce. Bravissimo, Pafo. Ti prego. È in ottima posizione. Bellissimo, è Un fuori gioco? affare No! Non è capitalizzato. fuori Palla in gioco! possesso palla. Non è Che fuori bella gioco! conversione col gol del vantaggio. Bene. E Che ben uno. dimostra E tutto il uno. suo opportunismo in occasione del gol. Comunque, Ha siamo stati in confuso controllo fino nell'ultimo, adesso. rischiava Singh quasi l'area. sembra un po' Ed ecco Sommer in dunque l'arrivata del Supercoppa. primo dell'incontro 1-0. Con la Lazio, poi con Napoli dovrà giocare tra poche ore. Mamma mia che Colpisce a palo rischio, parato il mamma gioco. mia che rischio due Interviene volte. e libera. Io non so come abbiamo fatto a non prendere sto gol, ma ci piace. La conclusione dell'evento è molto gradita. Che botta di fortuna, Interviene, eh. riconquista il pallone. Guardalo, bravissimo. Corri Franca, ti prego Può Franca, avvicinarsi alla corri. Il porta. Diz, niente, palla brutta Pericolo come il scattato al peccato. momento. Occhio al tiro. Bravo Mette in mezzo al portiere DJ. e allontana. Bravo DJ, che Ancora sem attacco sembra un po' rivale, sempre più Campos per rivale. certi versi. Chissà se qualcuno se lo Corre ricorda. Rijkaard. Potrebbero Sarei così forzare il vecchio da gioco. ricordarlo. Sono C'ha un po' le sconvolto. movenze di Molti Campos, capiscono il devo dire. momento. E aumenta il Niente numero rigore, dei ti prego. pericoli.
Media non è Ribeiro, ci mette il 52 di piede e ruba questo pallone sanguinosissimo al limite dell'area. Allora, primo tempo buono, qualche rischio ma niente di eccessivo. Paolino dentro, Franca ha fatto bene, devo dire. Il nostro Max Payne a destra e Jones al posto di uno spento il Diz. Medianone non si tocca, Medianone superstar. Medianone il prossimo anno titolare, no, titolare magari no. Però l'anno prossimo Medianone sarà interessante vederlo in Premier, eh? Perché se mi decolla... Io ormai ragiono già come se fossi in Premier, perché non voglio neanche ipotizzare rischi. Bravo DJ ancora. Però chiaro che dovremo fare delle scelte un po' anche impopolari forse a fine stagione. Vendere qualcuno dei volti storici. Pafo, niente. Pafo, gli manca il cambio di passo. Che si esalterà sicuramente. Occhio al tiro. No, che quaglia, DJ. DJ, che quaglia. Abbiamo fatto segna pure Timmy. Vabbè. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. E poi riuscito a tener botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Che brutta roba, che brutta roba. Vabbè, bravo. Ah, che brutta palla, Medianone. Tu sei buono in rottura, ma in costruzione, Medianone mio, ancora c'è da lavorare. Eh? Hazard, gente, e Shirotter, su. Bravo Kobe. Dalla Max. Paolino, portaci in Premier. Paolino, niente. Lascia la morte. Pafundi di testa. Niente da fare. Preciso sul piede. Ti prego. Per una volta. Il piccolo Rodri, il gol più importante della sua carriera per adesso, senza dubbio. Vedi che qualcuno sa crossare, allora. Cross con bullet time. Hai capito, Max? Il Conte Max, palla che gira alla perfezione. Per Rodri, che non si sa perché fosse lì, ma non importa, non chiedete. Godete e basta. Dai, raga, una vittoria che può valere veramente... la stagione questa, perché là ci sarebbe tempo di farne ben altre, però chiuderla presto sarebbe importante. DJ, ti prego, niente. Che squadraccia che ci abbiamo oggi dietro. Ma perché difendiamo così male? Ragazzi, oggi Kobe, bella palla. Ah, ti prego, fai correre Jones. Medianone. Niente, Medianone ha voluto rispondere alle critiche che lui in costruzione non fosse utile. Ci porta lui su. Tutti sulle spalle di Medianone verso la Premier. Ci porta lui. Ci trascina lui. Sta trascinando letteralmente 10 cadaveri oggi dietro di sé, no, 10 no, ma 8 tutti sì, e Medianone. Comunque anche Jones, devo dire, è entrato... Jones ha questa capacità di fare sempre il passaggio giusto al momento giusto. La possiamo chiudere qui? Grazie. Sarei lietissimo se si potesse evitare il 3-3. Sarei lietissimo. Post, grazie. Oh, bene. Ho visto dei quadri dentro al palazzo che c'era di fronte, no, vabbè. Spettrale. Dunque. Allora, devo andare poi ad approfondire quei quadri. Non vorrei ci fossero sorprese. Dunque, un po' di fortuna intanto non guasta. Non vediamo l'ora di rigiocare? Sì. Siamo stati più forti. E qui, per ora, è andata. Pafundi sembra corto di energia, strano. Angle. Apprezzo il tuo impegno, ma non hai mai giocato? Perché pensa di aver giocato? Va bene lo stesso. Programma di allenamento. Allora, Pafo, sei sempre stanco, figlio mio. Sei sempre stanco. Non t'areggi in piedi.
Paffo, cosa c'hai che non va? C'hai i polmoni piccoli? Ragazzi, abbiamo un impegno tipo super ravvicinato. Io c'ho mezza squadra fuori adesso. DJ, lucidità, forza. Servi te. Certo. Se stava tanto bene, prima che inserissero sta... questa brillantissima idea dell'allenamento. Mamma mia. Io vorrei vedere che faccia c'ha quello che si è inventata. Allora, che sono sicuro che sia un uomo bellissimo o una donna bellissima. Dunque, andiamo al dunque. Dunque. Prossimo è Baran, ci penserò. Non posso, Baran, non posso. Il popolo ha deciso che devi restare fuori. Allora, tanto formazione prepartita. Per forza Mbete. Pafundi non ce la fa. Gioca Pain. Ci portiamo Djuric. Ali. Giocano Mendy e Barnett per sicurezza. Anche perché questa con chi è? Medianone ha giocato molto bene e lo confermiamo oggi. E facciamo giocare Paolino oggi, va. Giochiamo con lo Stock. Con lo Stock. Nessuno imprevisto. Bene. Allora. La squadra non è al meglio, però vediamo come va. Gara molto sentita dalle due tifoserie, animi. Non ho neanche guardato la classifica. In questo momento non è un problema. Meglio. Ragioniamo come se non fosse niente di definito ancora. Kajadei è un po' spento, eh. Vai, Kaja. Ma che cazzarola. Kajadei, non ti arrabbiare con l'avversario. Red è tornato in regia. Kajadei. Dalla il Diz. Il Diz, ti vedo veramente in difficoltà in questa fase di campionato. Bravo Bradley. Bradley è un discorso che dovremmo fare poi, eh. Che lui non sta crescendo più. Io non so perché. In Championship è ancora dominante. In Premier La vedo complessa in Premier. Contro Haaland sempre che sia ancora lì. Ma tanto se non è Haaland è qualcun altro altrettanto forte. Quindi bravo Rodri. Red con calma, bravissimo. Il professor Redondo. Il Diz. Per scacciare le critiche. Il Diz. No. Kajadei, troppo Kajadei. Palla spazzata via. Bradley ancora. Ci ha preso gusto. Bradley goleador. Mi fate battere Redondo? Che i suoi calci d'angolo telecomandati hanno prodotto diversi gol. Lo faranno ancora? Ah! Pallone scodellato. Mamma mia DJ. Meno male che c'è DJ. L'avevo vista già dentro. Ti dico la verità, non so. Difesa si è mossa malissimo. Malissimo. Fatemelo dire, malissimo. Bravo, ottimo, bravi. Kajadei, mi devi accompagnare. Mannaggia. Te se deve di tutto. Il Diz, ti vedo. No, Kajadei. Ma che era un passaggio neanche con Y. Con A l'ho fatto. Ma che... Non te lo perdere. Niente, vabbè. Casca per terra. Mamma mia, che rischio. Meno male che questi sono peggio di noi.
Attaccano peggio di come noi difendiamo, che è tutto dire. indicato al tabellone del quarto uomo. Che è tutto dire. Allora, primo Intanto tempo dice che può abbastanza, bastare, si chiude abbastanza di bruttino, eh? Abbastanza bruttino. Allora, io direi che Cacedei oggi non è una delle sue migliori partite. Franca esterno. E Paolino non lo vedo per la quale, però non abbiamo alternative per ora. Ma in caso di bisogno io butto dentro Djuric verso il 70esimo, così da sfruttare almeno i calci Ecco il calcio d'angolo d'inizio del secondo con un tempo. bel gigante in mezzo. Bravo il Diz. Guarda Paolino. Stoppa Paolino. Niente. Bravo Max, si gira Bellerini benissimo. 45, la dominata era davvero poche, speriamo per loro. Puntalo, Possono puntalo. cambiare passo nella ripresa. Non è Fuori stato un buon gioco? primo Non è tempo per vero? Franca. Sì, è Quello che vero. non mi... Mi manca di guizzi, guardalo! Ora qui la verticalizzazione. Palla è buona. Bravi. Medianone da fuori. La botta, niente. Ci hai Immola messo che sventa 12 la ore e minaccia. mezza. Aia. Buon lo spunto qui C'ha da mezz'ora un nome di tempo. particolarissimo quell'esterno. Bravo il Bravo portiere sulla DJ. conclusione da sotto misura. Nome particolarissimo Rapidissimo che col ci piede impedirà per sinistro, è sempre di sentato il fallo. comprarlo, perché io potrei Corre la palla sbagliarmi e in dire mezzo. cose molto brutte. Bravo Red. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione Bravo potenziale. Red. Oh, mamma mia. Ti prego, Tiella. Ti prego, Punta bene Tiella. sulla Ti porta. prego. Arca. Intervento Questa decisivo, però è palla in rigore, autoscuola. oh. Oh. Oh, eh no però, E dai, sentiamo un po' il Esu. disappunto dei tifosi per l'episodio di poco fa in area. Che Credevo fai? il calcio di rigore. Vabbè, allora io approfitto della pausa per buttare dentro Djuric. Ma è partito RB adesso. Niente, un disastro ultimamente, sti pad. Li sto perdendo tutti. Torre. Djuric Torre. No. Lascia partire il No. tiro. Che parata, Non con ti grossa inventare intensità, falli. E niente, si è riconoscendo inventato il molto fallo dal l'azione limite. Lo difensiva. sapevo. Lo sapevo che se lo inventavo. Medianone. Bravo, Evita il Medianone. gol fatto. Che ci salva la vita, Medianone. Mediano Danilo dalla definitivo. norma del vantaggio. Grande intervento del Bravo, bravo, difensore. Mendy. Bravo. Per Medianone. Però adesso non Sale c'è l'urlo nessuno dei che corra tifosi dalle lì. tribune. Chiedono l'ultimo Nolli. sforzo alla loro squadra per Calma. provare a vincerla. Ragioniamola un attimo. Ti vedo, Djuric, perché non... Vai dentro, vai dentro, Djuric, Continua a vai pressare dentro! questo finale per provare il gol partito. Ah! Testa La alta, beffa prova il no, cross. eh! Ha sbagliato Mia! completamente, è uscita fuori una brutta Mia! Djuric traiettoria largamente imprecisa. Sta per sponda! arrivare il momento del Franca cambio. sguscia 1-0, dai! L'arbitro ha segnato 3 minuti di recupero. No! Era tutto secondo i piani! Era tutto! Vabbè, finita, dai! Finisce Sembra che qui si uno chiuda qui il scialbo pareggio 0-0. 0-0 Avremmo con questa veramente entrata delle meritato di squadre di più. fare Per comunque. certi versi, per altri no. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Allora, partitaccia, Sassabaran. Abbiamo anche il problemino adesso. Non avendolo potuto schierare. Per quanto devo dire che DJ, gran bella partita. Stata decisiva e difficile. Baran, abbi pazienza, dai. Fai il bravo. Dunque, allenamento squadra. Riusciamo a recuperare qualcuno? In forma reale? Che disastro. Beh, ma ogni quanti giorni giochiamo? Mezzo? Cioè, fine la partita, inizia l'altra? Cioè, che miseria. Yuri, ci andiamo di lucidità. Manna, facciamo così un compromesso. Franca, che c'hai? Vabbè, andiamo così. Pafundi, ti sei ripreso? Bravo, Pafo. No, a metà. Sei ripreso un po', ha detto. Cioè, mister, mi servono altri 3 giorni per ritornare in forma fisica accettata. Bravo, bravissimo, devo dire. Complimenti vivissimi a te e a chi ti ha programmato. Ballo sta tornando.
Vabbè, diciamo che è discretamente accettabile qui la situazione. Vediamo un po' la classifica. Allora, Wrexham 77 con una partita in più. Diciamo che tendenzialmente è ancora tutto molto aperto. Mamma mia. Sargent è un 77. 26 anni, però no. Sei vecchio, Sargent, sei vecchio. Purtroppo, per il progetto sei vecchio. Allora, col Plymouth ci mettiamo. Jones sta sempre fuori. A Jones, ma non c'è. Ma perché non. Vabbè. Pafundi trequartista. Franca esterno. E allora sì, per forza. King è tornato. King è sempre fuori. Ribeiro è stanco. Gioca mai no. Ballo torna. Ok. È l'unica. Casadei, Franca Mallin. Andiamo avanti così. Dunque, imprevisto prepartita. 3-2-1. Sì, oggi l'ho detto benissimo, raga. Per ora, devo dire. Allora, questa non dico che è delicata, ma Ci attendono 90 minuti di grande toccherebbe imbarazzo. fare una bella Pochi prestazione attimi ancora prima di quelle dell'invio a questo convincenti, match. quelle Sembra con una sfida a cicciotte. distanza anche Pafo sul tripudio. trequartista oggi. Un saluto a Piero Gifardo e Sta facendo ovviamente tutti i ruoli Daniele Adani. davanti, Pavo. Voi che ci Jolly. state seguendo avanti Jolly la linea offensivo. ferma. C'è Dai, l'assist più forte. pinguese. Questa partita è Cajadei. per voi. Gara che Cajadei vedete non ha tutti guardare che avuto giocano un calcio la crescita che particolarmente aggressivo. speravo. È sempre un piacere È essere un qui in po' compagnia di due arenato. dei Questo è nostri un amici di Premier casa. o piena Sento pizze, delle secondo me. vibrazioni positive per oggi. Sono Per convinto che adesso ci non mi divertiremo. sembra un potenziale titolare per la Premier. Con tutto il fomento possibile, Occasione per il vantaggio. Cobby, La perché parata del deviatta, portiere. Cobby? E taglia una pizza a sto pallone col collo. Niente. La mette in È area. buona, non è vero. Potrebbe esserlo, non è vero. Essere tra i Franca, per candidati al premio di Paolino. migliore in campo Volevo quest'oggi. fare una Dignitoso cosa, volevo darla aperto a di destra sul rimorchio piede a titolare stabile. quello Cielo che si ricorda stava il controllo. inserendo. Non so chi Attenzione lui fosse in con i suoi questo cambi di momento. passo. Casadei, Giocatore bella che ci prova con l'azione. tiki-taka ad aprirsi un varco. Franca ci Passa mette Martina Gigo. 12 ore e mezza. Pia sto Ultima pallone. Hanno occasione preso di intercetto 80. con No, un era fallo calcio di di mano mio. punizione. Ma dove? Paolino, per Pafo che si inserisce benissimo. Il pubblico lo Pafo, spinge a tirare. che cazzo Portiere che non la si fai, oppone alla Pafo? grande. Che salvarsi, Non ho capito perché la finta di tiro col corpiede. Palla Beda nel si è centro infortunato. dell'area. Pafundi di testa. Di Conduzione aerea e super riflesso del prima, di portiere. prima. Porca miseria, l'avevo A vista dentro, disposizione un buon giuro. corner. Come ha fatto a farsi male Pafundi? Facendo cosa? Facendo la finta, Paolino! D'applausi l'intervento del E portiere su questa tirata di testa. vaffan... C'è occasioni non Pafo. sfruttate. Pafo Lo la dico anch'io. tiene. È mancata solo Cajadei. lucidità necessaria per sommare Cajadei. vantaggio, ma ancora Cajadei. ora hanno ben poco tempo a Cajadei. disposizione. Forgol! Cajadei! Era Mamma offside! mia però! Primo gol del match. Mamma Gol dei mia però! Cajadei. Hanno sprecato pochi Mamma mia minuti. però Sono riusciti a scovare la Cajadei! rete. Cajadei, scusa, non te lo dico più che non vai bene per la Premier, non te lo dico più! Non te lo dico più! Non te lo dico più! Mostruoso! Il demone di Riccione, saluta tutti i prossimi sacrifici! Rivediamo la rete di poco fa. La loro Mamma mia occasione ha dato i suoi Cajadei! frutti. Aveva Palla al operato un parente piede spadetto. e poi Sembrava fa solo quello che avevo questione voluto di vedere tempo prima, prima cioè che una arrivasse bella anche il stecca gol. di collo. Bene, Marcolino Cajadei! C'è l'angolo battuto dal No, mamma mezzo. mia! Tentativo che poteva Mamma essere mia, che pericoloso. rischio! Rispetto largamente superiore. Pazzo! Problemi fisici Pure piuttosto Mbede evidenti si è per fatto. No, lui. era solo Mbede, perché ho detto Pafundi prima? Stavo Può scambiare pensando a con il compagno. Pafundi. Il quarto uomo indica due. Supera Paolino! benissimo. Paolino di Ancora la sinistro! palla. E Il questo mostro di è ancora più Wrexham! Ancora una sicurezza. volta! Oh, comunque questo schema con questi uomini in queste Poteva posizioni non è tentare il affatto portiere di malvagio. smarcarlo col tocco sotto. Paolino, Ha scelto per però quanto di Franca sia chiudersi dietro. sempre Ci un sta. po' sull'esterno, c'ha delle statistiche da Invece terzino, riprende. Ha terzino. allungato portandosi Da ala dietro il zero. perfetta, ma anche per la Inizia Premier, la rimontata volendo, alle perché spalle. che io vedi. Ma non riesco a farlo carburare. Franca, dimostriamo a tutti che ci sbagliavamo. Che Paolino. occasione. Grande No, risposta del mannaggia portiere. la morte. Comunque, Mandano in gli è campo con tornato fermezza. l'istinto, eh. Occhio al Gli corner. è tornato Passa l'istinto. dietro al Beh, non ce palo. la fai più? Vabbè, te famo uscire, fermi. Non voglio rischiare in questo momento della stagione. Dentro Ali! Principe Ali!
Bene, ti prego. L'ultima. Niente, non corre neanche. Bravo, DJ. Oh, comunque, sto portiere alla fine. La pagnotta se la guadagna sempre. Bravo, DJ. Bravo, DJ. Ancora, DJ. Vai, raccogliere, bravissimo. La finta di Corn. Niente, ho fatto il velo volontariamente con Pafundi. Non è. No, Franca, però. Però, cioè. Io sto troppo avanti. Sto. Il mio cervello vede già traiettorie, movimenti, cose che non riesco a tradurre poi in campo, purtroppo. Aia. Sempre in bed, che non riesce a uscire. Mamma mia, DJ. Ho bruciato pure questo. Ma che hai fatto, DJ? Ma poi chi te l'ha data la fascia, DJ? Ti sei inguattata la fascia? No, se l'hai sbattuta sul ginocchio, non ci posso credere! Non è possibile! Si è fatta autogol! Non ci credo! È peggio di quanto potessi immaginare. DJ, ma che cazzo era la. Ma andai a imparare i fondamentali, Arbaer? No, vi prego. Preciso. No, vabbè. Amarissima così. Amarissima. DJ, resisti, non ti abbattere. Paolino. Bravo, Paolino. Qua era fallo, neanche il vantaggio ci ha dato. Cacciadei, tenta la giocata, ma non gli è, mannaggia. Bravo, Ali. No. Ali, palla o gamba. Bravo, Ali. Ha detto palla. Stanno apparecchiando il golletto al 90esimo. Troppo tiki-taka. Ali. Principe Ali, ancora. Mamma mia, Ali. Ma io ti faccio giocare titolare a te, Ali. Campione del mondo. Onnipresente. Sgusciante. Polipesco, Ali. Le ha prese tutte. Le ha proprio. Proprio c'ha i tentacoli. Non c'hai le gambe. Bravo, Ali. Allora. Bene. Adesso, a parte scherzo, ha fatto due interventi lì clamorosi, Bene. Molto bene. Allora, siamo quota 80 punti, 8 di vantaggio sull'inseguitrice principale che è lo Sheffield. Non ho fatto porca miseria all'allenamento. Comunque è ma voi non mi state divertendo tantissimo a fare la gestione del post partita? Non è divertentissimo. Ma io quello che mi chiedo è, adesso a parte le battute che la mia solita ironia con cui tento di combattere la rabbia a volte, ma cioè è veramente una delle cose meno divertenti che si potessero inserire in un gioco come questo tipo di sistema. Ma loro non se ne sono neanche accorti, ma perché secondo me pochi hanno effettivamente giocato questa cosa in questo modo, e quindi hanno avuto poche occasioni di comprovare. Poi il bello è che King si allena con noi, ma gioca altrove. Anche questa è una cosa bellissima. Cioè lui è qui, ma non è qui. Ah no, perché gli mando la scheda via WhatsApp, la scheda di allenamento, e lui in base a quello che gli dico, poi fa gli esercizi a casa o dovunque si trovi nel mondo. Bravo, è ordinato, ci tiene. Dunque, sì, ti piacerebbe. Mo che mi ha fatto il partitone, ma non ci provare, lì non si tocca. Resoconto squadra primavera. Oh, fermi. Yon Suma. Che sembra un insulto toscano. Vabbè, facciamolo. Tu fai quello che ritieni opportuno. Anu Reban, 3-2-1, 3 punti. Beh, non male affatto. Anu, ti posso. Ce la faccio. 5 giorni per Mbete.
Ma a parte hai giocato benissimo, Ballo, ma qual è il problema? Ma che premi te fai? Allora, a parità di partite, siamo a più 8 dal Burnley. Con quante ne mancano? So, 10. No, 46 sono in totale. 8 partite. Vabbè. Ah, ragazzi, io direi a questo punto, vediamo un attimino, visto che mancano 8 partite e siamo con un discreto vantaggio, possiamo affrontare le cose con calma. Dunque, Singh, al netto di tutto, sta andando. Baran, io vorrei non farti fare la fine di quell'altro, ma vediamo. Dunque, diciamo di Mendy, iniziamo a pensarci adesso, così io ho tempo anche di leggervi tutti con calma. Mendy, lui è un ottimo rincalzo, ma fino alla Championship, in Premier, io come faccio a tenere ancora Mendy? Pensiamoci. Mbete da valutare anche lui. Per quanto turnover vada alla fine, 22 anni, ci può stare. King, titolarissimo, ovviamente non si tocca. E lo sarà anche in Premier, sicuramente. Facciamo... No, mi serve accelerazione. Poi, Roberts ha preso 2. Bradley, ecco, Bradley ha preso 5 punti quest'anno, ma... La domanda è... Che ci serve per farlo crescere ancora? Lui c'ha la difesa bassissima. 66. È veramente un difensore atipico, eh? Le tue difensive 59, fratello mio. Ma che facciamo in Premier? Leggiamo la mano agli attaccanti? Cioè, non si può fare. Non si può veramente fare, eh? Io te lo dico. Cioè, lavoriamo di stopper, magari, ecco, che forse è la cosa migliore. Ali, ottimo potenziale, 4 punti presi. Ali, dai. Cioè, proviamo a fare il colpaccio. Stupiamo tutti, Ali. Facciamo qualche partita da titolare in questo finale di stagione. Man, io lo farei rimanere. Barnett dovrà andare via, probabilmente come Mendy. Camara da valutare. Questo sarebbe da mandare in prestito un'altra volta, ma chi so via in questo momento, boh. Medianone non si tocca. Medianone non si tocca. Anche se vorrei che crescesse di più, ma per adesso non lo fa. Sta giocando comunque parecchio. Maino ha preso 4 punti. Redondo ne ha presi 4. Pafundi ne ha preso 1. Per ora io rimarrei fermo a questo cambiamento in AS, sperando che lo faccia presto. Jones sta per andare in prestito. Edwards sta fermo a 73 da un anno. Sara ha preso 6 punti. Franca ne ha presi 5. Bel giocatore, Franca. Patel ha preso 4 punti alla Real Sociedad. Payne ha preso 5 punti quest'anno. Guardate, più 2. Il Diz. Parliamo di il Diz, ragazzi. Ripeto, o lo mandiamo in prestito, perché tanto tutto il resto, vedete che comunque le settimane sono tantissime. L'unica per sbloccare sarebbe farlo a D, ma non lo so. Parliamone. Djuric, vabbè, Djuric andrà via sicuramente. Angle pure. Paolino rimarrà l'attaccante di coppa anche in Premier sicuramente. Alla fine 75 la Carabao se la può fare tranquillo, però ecco, ci servirà qualcuno. Per il resto, sti 3 milioni andrebbero spesi per l'obiettivo, che è cosa importantissima. Però arriva qualcuno? Non arriva nessuno, benissimo. Allora io direi che per adesso potremmo fermarci qua. La prossima volta ne facciamo magari altre 4, in modo da definire un po' la situazione. Sono tutti abbastanza in forma. Io voglio far giocare King, che è tornato. Mi fate giocare un po' a lì, però al posto di Bradley. Ali Bradley. Queste ultime partite possiamo provare cose un po' particolari. Pafundi no. Voglio far fare una partita a Jones. È un po' il momento delle decisioni, questo di fine stagione, ragazzi. Va valutata gente. Proverei anche Price alla prossima, così da renderci un po' conto di quello che eventualmente possiamo fare. Allora, io la prossima volta forse una partitina con Baran per evitare lo scazzo la farei, visto che ha saltato 3 partite. Poi semmai lo rimettiamo in panca, però devo dargli un po' di respiro. E ragazzi, per ora questo è. Noi siamo a più 2 dallo Sheffield adesso, con una partita in meno però. Quindi inizia... non è ancora proprio scontata la promozione diretta. Dobbiamo essere concentrati, quindi forse turnover eccessivo. Valuteremo dopo la prossima, che è col Coventry, che sta 30 punti sotto, ragazzi.
non è che sia proprio abbastanza abbordabile. Comunque, prossimo video determinante. Potremmo prenderci la promozione già nella prossima puntata con 4 partite. E poi vediamo che succede. Ragazzi, fatemi sapere peraltro se potrei iniziare eventualmente ad accarezzare l'idea di simulare qualcosa alle ultime. Se sì, come, per evitare drammi. So che voi siete molto esperti anche di questo tipo di dinamiche del giocatore che si arrabbia. Come faccio a evitarlo se volessimo risparmiare tempo? Fatemi sapere. Niente, ragazzi, io vi mando un abbraccio. Noi ci vediamo venerdì. Mi raccomando, sarà fondamentale.